Onorevole Mirko Carloni, il Brudetto Fest, lo sappiamo, è un'occasione importante per parlare anche di pesca. Dove sta andando la pesca in Europa? Diciamo questa è un'occasione ottima, anche perché siamo riusciti nel tempo a portare questo evento, che era un evento nostro, fanese, ad un livello internazionale, grazie anche al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e della Sovranità Alimentare, con cui abbiamo collaborato negli ultimi anni per fare in modo che proprio Brudetto Fest non fosse solo un evento enogastronomico, ma fosse proprio un'occasione di analisi, di confronto del mondo della pesca, perché i nostri piatti, a cominciare dal brodetto, sono credibili se dietro di loro c'è una filiera che pesca il pesce. Il problema è che l'atto pesca, in modo particolare fatto dall'Unione Europea e trasmesso ai Paesi membri, ha visto una grande contrarietà mia, ma anche della Commissione Agricoltura e Pesca della Camera dei Deputati. Perché? Perché sostanzialmente condanna alla chiusura gran parte del nostro sistema della pesca allo strascico, in una visione molto ideologica, in una visione che prevede sostanzialmente la riduzione dello sforzo di pesca. Questo è un obiettivo che secondo me è sbagliato, perché punisce le nostre marinerie e addirittura finanzia la dismissione delle barche, cosa che insomma nessun paese fa. Peraltro la stessa sostenibilità che noi imponiamo ai nostri pescatori non siamo in grado di imporla a coloro che importano il pesce in Italia.